Dal personale ospedaliero a quello delle forze dell'ordine, ai dipendenti dei supermercati, a quelli delle farmacie, in una lunga lista di chi continua a lavorare in categorie che non si possono fermare. In piena emergenza coronavirus, medici e infermieri sono stati ribattezzati eroi, ma di eroi ce ne sono tanti altri. Tra questi i camionisti chiamati a fare gli straordinari in tutti i sensi, con un buco di approvvigionamento merce che è stato calcolato attorno al 50%. La categoria dei trasportatori continua però a lavorare, indebitandosi per mantenere un servizio essenziale per distribuire derrate alimentari, materiale medico agli ospedali. Se si fermano loro, salta tutto. Tra file chilometriche, nessuna protezione. Elisa Milone è la titolare di una ditta in Val di Sangro, la Di Lallo Logistic, che muove decine di mezzi per tutta Europa. Difende la categoria, rivendica i loro sacrifici, pretende dispositivi di protezione individuale non previsti per chi macina migliaia di chilometri nelle zone più a rischio. Lei stessa ha cucito mascherine artigianali per i suoi dipendenti. La promessa è quella di restare in strada a tutti i costi per non fermare il paese. Nella preoccupazione di un settore che manifesta cedimenti. Chiediamo che ci siano date mascherine, tutto quello che ci serve. E la prima cosa chiedo che sia data la giusta comprensione a questi ragazzi che viaggiano dalla mattina alla sera. Mentre noi stiamo parlando, quante macchine avete in movimento e dove? Allora, ce l'abbiamo in movimento per tutta l'Italia, ma adesso stiamo trasportando. Quello che stiamo trasportando di più sono cose alimentari. Come lei può vedere, qui abbiamo i semi rimorchi di Cecco, perché trasportiamo pasta per tutta la nazione e all'estero. Quindi un servizio fondamentale, essenziale. Essenziale purché si capisca questo mio appello.